Bentornato, bentornati qui su Vita da Videomaker Live Show, perché siamo live e siamo con Lorenzo. E quando siamo con Lorenzo, beh ragazzi, ormai vi siete abituati, già lo sapete, è perché commentiamo un backstage, un film con le maestranze del cinema. E quindi bentornato Lorenzo. Buonasera a tutti e da oggi cominciamo a raccontarvi i backstage dei film candidati questa 67esima edizione dei premi David Donatello. È proprio così, ragazzi, ci scaldiamo, perché il 3 del prossimo mese di maggio ci sarà appunto la cerimonia di premiazione, e come l'anno scorso anche quest'anno vogliamo farci una bella scorpacciata di tutti quei film candidati, per cui nella maggior parte, anzi forse in tutti i casi, è stato realizzato anche un dietro le quinte, dei contenuti speciali di backstage. E quindi nelle prossime puntate, compresa questa, li andiamo un po' a raccontare, e soprattutto lo facciamo con gli ospiti che hanno partecipato, che hanno proprio lavorato lì sul set raccontandolo, chi in un ruolo, chi nell'altro. Oggi, per esempio, non parleremo propriamente del filmmaker di backstage, ma di una maestranza che sul set comunque ha un ruolo molto interessante. E infatti io direi di chiamarlo subito. Diamo il benvenuto a Davide Agnello. Benvenuto su Vita da Videomaker. Ciao ragazzi. Ciao, eccolo. Davide, benvenuto. Ciao, grazie. È un piacere parlare con te, perché è la prima volta che abbiamo ospite un video assist, ecco, come leggete qui in basso. Davide fa questo mestiere che all'orecchio di molti forse è un po' un suono, un termine poco conosciuto, poco ascoltato per chi non è addetto ai lavori. E quindi ti chiederei proprio di dirci, Davide, di cosa ti occupi, che cosa fa il video assist? Allora, guarda, il video assist nello specifico è il tecnico regia, ma nella fattispecie si occupa della trasmissione e comunicazione dell'immagine della macchina da presa a il set in generale, quindi in primis al reparto regia, ma trucco, parrucco, assistenti operatori, operatori di macchina se devono lavorare, non so, con testate remotate, manovelle, quindi staccati dalla macchina stessa. E oltre a quello si occupa appunto della, come dire, della comunicazione diretta con il regista, quindi sostanzialmente io sono il filtro, l'interfaccia di mezzo fra il reparto macchina da presa e il regista quando si sta girando proprio nel live, nel momento in cui appunto c'è un minimo aggiustamento da fare in macchina o se c'è qualcosa da comunicare ai vari interessati, ecco. Sostanzialmente il mio lavoro di base è questo, però ecco, sono molto legato al reparto macchine da presa, quindi sto sempre a controllare che tutto quanto funzioni, che il regista veda, che tutti i reparti possano avere l'immagine e fruire in diretta senza alcun problema durante le riprese. Beh, che non è poco, soprattutto perché fa regia, penso che è il ruolo più apprezzato sul set, perché è colui che ti permette di vedere quello che stai girando, quindi insomma non è poca cosa. In questo specifico contesto noi parleremo un po' della tua ultima esperienza, o meglio, dell'esperienza che poi in sala e che ai premi così riconosciuti in Italia è proprio fresco, e che è proprio il nostro caro I Fratelli De Filippo. Eccolo qua, ci abbiamo pure la locandina, e questo è un film che appunto su cui hai lavorato, hai avuto questo ruolo. Sì, ho lavorato a questo film, è stato cominciato fine settembre dell'anno scorso. 2020. Sì, esatto, 2020. Abbiamo cominciato quel periodo, è stato anche abbastanza travagliato perché doveva durare inizialmente, se non ricordo male, 10 settimane, tra essere stato uno dei primi set con post-lockdown, primo approccio al Covid e tutto quanto. Ci siamo prolungati di qualche settimana abbondante, ma è stata un'esperienza molto corposa, molto impegnativa, ma allo stesso tempo gratificante, molto bella. È anche poi uno di quei film che passa anche
per i festival, per, in questo caso, alla Mostra del Cinema a Roma, alla Festa del Cinema di Roma, giusto? Sì, esatto, è passato da là, è stato... Sì, è passato poi al cinema, successivamente sotto Natale credo sia stato trasmesso dalla Rai. E sì, adesso dovrebbe è stato trovare un evento di 3 giorni. Sì, esatto. 11, 12, 13 dicembre e poi il 30 dicembre è andato in onda in prima serata in su Rai 1. E adesso ho visto, non so se sta anche su Rai Play, ma forse non credo. Ah, sì, no, dovrebbe. Certamente. Fantastico, perché l'avevo visto quindi su YouTube. Già dire ai nostri ascoltatori che potete trovare il film su Rai Play gratuitamente. Vero, vero, questa è sempre una cosa figa, perché anche se poi quei 3, 4, 5 euro vale la pena spenderli spesso e volentieri per vedere un bel film, in questo caso è pure gratuito sulla Rai, quindi fantastico. Solo su Rai Play. Solo su Rai Play, esatto. Io tra l'altro non l'ho ancora visto questo film, sono molto curioso. E poi c'è questo tema della commedia, di questo mondo del teatro che ha scritto la storia e che in qualche modo va di moda, perché non è l'unico film. C'è stato anche qui Rido Io con Servillo, che appunto ha una serie di nomination, di candidature per i David. Quello l'ho visto a Venezia, in quel caso insomma, me lo ricordo molto bene perché l'ho visto. Insomma, è un tema un po' ricorrente questo, e mi chiedo anche proprio per chi ha lavorato sul set che effetto ha fatto lavorare comunque in un teatro, cioè ricostruendo delle situazioni di teatro. È stato quasi un metalinguaggio, cioè il cinema che racconta il teatro in un teatro di posa magari spesso e volentieri. Sì, esatto, guarda, è stato, come dire, molto interessante, perché comunque ci siamo ritrovati immersi nel mondo dei Fratelli De Filippo, in un mondo per noi tutto in costume allo stato attuale. Abbiamo girato praticamente tantissimi teatri tra Napoli e Salerno, sì, grandi parti poi dietro le quinte dei teatri e quant'altro sono stati girati in studio, però sì, è stato davvero strano poter raccontare appunto il teatro attraverso il cinema e scoprire nei dettagli appunto tante cose, anche appunto a livello di lavoro, vita dei protagonisti e modi diversi di affrontare appunto sia il teatro che la loro vita. È stato parecchio, parecchio interessante. Io direi di andarci a vedere il trailer di questo film. Che dite? Ascoltiamocelo. I miei figli sono tutti uguali e i miei non valgono meno degli scarpetti. È arrivato il momento che noi De Filippo prendiamo la strada nostra, senza gli scarpetta. Tu sei la punizione mia. Io non ti ho aiutato un uomo, ma tu ti sei rubato l'arte. Noi tre, insieme, possiamo fondare una compagnia tutta nostra, ad essere una rivoluzione. Il trio De Filippo. Ti presento Innocenzia e Pollastro, sono gli altri attori della compagnia. Tu lo sai perché mi sono innamorata di Pietruccio, chi se teneva una famiglia vera. Hello. La settimana prossima ci sposiamo a Roma con rito anglicano. Tu ti fidanzi, tuo fratello si sposa. Sarei andato a fare. Io da essere sempre un primo. Perché devi rischiare di finire in mezzo a una vita? Ah, compagnia dei Filippo. Eduardo, ma tu ti credi che il trio dei Filippo non lo volesse pure? Ma forse ci vuole il tempo che ci vuole. Sei sempre stato corto di vedute, Peppe. Tu non sei nessuno. Aspetta! Io non mi sento più sicuro di niente. E questo noi dobbiamo portare sul palcoscenico. Noi. Se ne è scappato, capitano! Perché ho visto una sola cosa e non mi dovete dividere mai. Sipario. Fighissimo comunque, sicuramente è stata una bella emozione. È stato girato in la maggior parte del film, dove è stato girato? È stato girato nei teatri di Napoli,
la maggior parte quelli, i teatri principalmente calpestati appunto dai fratelli De Filippo. Poi diciamo che su Roma abbiamo poi girato negli studios delle ricostruzioni dei dietro le quinte di teatri o appunto delle scene dove appunto la famiglia Scarpetta stava in teatro backstage, e poi invece abbiamo girato nella casa Scarpetta, la casa appunto vera, tutte le scene di famiglia. Mazza, bello, bello. Immagino che comunque anche a Napoli poi il fatto di girare lì dove effettivamente i fatti reali si sono svolti, dove il teatro ha un ruolo, è un protagonista a tutti gli effetti della città, sia stato ancora più emozionante. Si è percepita questa atmosfera anche magari dai curiosi, che poi sui set comunque bene o male c'è sempre qualcuno che si ferma a curiosare, a guardare da lontano, anche magari nelle pause, insomma, poi uno rivive anche l'ambiente. No, assolutamente, si percepiva tanto. Poi devo dire che vedere anche Mario Autore, il protagonista che interpreta Edoardo, io quando l'ho visto la prima volta ho detto ok, siamo entrati nel mondo dei De Filippo e non me ne sono reso conto. Sono stati gli attori veramente incredibili, sono identici agli originali. È stato veramente una grande emozione. No, bello, bello. L'aria si sentiva tutta. Poi Rubini, devo dire che su questo progetto c'è stato veramente tanto, molto. Era un suo figlio, e a tutta la troupe ha trasmesso questa sensazione. Tutti quanti l'abbiamo appunto visto come una creazione della troupe, sentita, veramente tanto sentita. Figo. E allora, mentre io preparo il backstage, che probabilmente riusciamo anche a vederci quello, il contenuto speciale di questo film, chiedo a Lorenzo di ricordarci quali sono le candidature di questo film ai David di Donatello. Sì, subito. Allora, abbiamo questo film candidato come miglior attrice non protagonista per Susy Del Giudice. Abbiamo miglior compositore, Nicola Piovani. Abbiamo miglior canzone originale, Faccio a Polca, di Nicola Piovani, interpretata da Anna Ferrioli Ravel. Abbiamo i costumi, miglior costumista, curati da Maurizio Millenotti, no? Sono belli i costumi, eh? Sì. Veramente, veramente dei bei costumi. Poi abbiamo il capotruccatore Maurizio Nardi e la miglior acconciatura Francesco Pegoretti, che secondo me... Mazza, sono parecchi. Quanti sono in tutto, quindi? 5, 6? 6. 6. Wow, non pochi. Secondo voi ne prenderà qualcuno? Beh, io direi che costumi e acconciature ci spero veramente, perché ragazzi, viverli dal vivo sono stati una roba impressionante, sono davvero davvero belli, fedeli all'epoca, poi loro sono stati veramente incredibili. Bello. Io ho una curiosità, cominciamo verso la chiusura, quindi prima di vedere il backstage mi tolgo qualche sassolino, qualche curiosità che ho da tempo, perché mi chiedo sempre poi quali sono le criticità di ogni ruolo sul set, le difficoltà che poi sempre poi si risolvono. Il bello anche del cinema è che è fatto proprio di un approccio anche artigianale, o comunque di chi si sa anche inventare delle soluzioni quando ci sono dei problemi, e sul set spesso capita, nonostante poi uno cerca di prevedere qualsiasi cosa. Certo. Ed è affascinante, secondo me. Nel tuo ruolo, il video assist in questo caso, e nelle tue esperienze, non solo di questo film, okay, quali sono quelle situazioni critiche, difficili, le difficoltà del mestiere che uno non vede? L'elenco sarebbe molto lungo. diciamo che
Nella fattispecie del film di Rubini, la criticità è stata data dalle location. Diciamo che poter sistemare tutto il reparto regia, nella fattispecie anche quello del DIT, che è il tecnico dell'immagine, che si occupa appunto di live grading e quant'altro, porta al video assist non pochi problemi, perché magari il teatro ha lo spazio disponibile per i tecnici all'ingresso e noi stiamo girando sul palco. Quindi dal foyer al palco riuscire a portare la trasmissione video, che deve essere appunto portata tramite diverse, come posso spiegare, diversi ponticelli, quindi bisogna fare diversi passaggi, rimandi di segnale, e magari ci stanno delle schermature che non puoi prevedere in anticipo, quello ti porta a, come dire, trovare delle soluzioni istantanee, cose che magari non sapevi di dover gestire in quel momento, perché il lavoro di base ha uno schema. E queste difficoltà ti portano poi a dover sovvertire tutto quanto e ricominciare da capo. E quindi quello, mentre magari hai 100 comparse in teatro che stanno entrando, la regia che sta per fare le prove, diciamo che i problemi, appunto, come dicevi, si risolvono sempre, ma il crescendo tra il momento di facciamo la prova e l'ansia del video assist nel risolvere il problema, perché altrimenti non si vede, devo dire che è molto, molto intensa in quel caso. Però, ecco, come tutto, si risolve tutto sul set. Quella, ecco, è una delle più grandi criticità. Ad esempio, mi viene in mente una scena che abbiamo girato, se non sbaglio, sulle scalinate del Vomero a Napoli, e appunto tutta quanta Steadicam, tutto quanto, c'era appunto questo personaggio che percorreva tutta la scalinata, e la mia strumentazione per la trasmissione non andava, perché era un percorso di 50 metri con interferenze di antenne, parabole, case, schermature e quant'altro. Lì siamo andati, ad esempio, alla vecchia maniera, mi sono attaccato al monitor della regia e ho seguito gradino per gradino la Steadicam, e siamo andati a srotolare i cavi e tornare poi indietro tutti e due insieme, evitando appunto di far cadere l'operatore di macchina e di avere problemi in generale. Ecco, sono cose che poi fanno ridere, ma sul momento vissute sono attimi di panico, perché non è tanto per me, perché io, nel senso, il mio lavoro lo faccio, lo porto a casa, però sai, poi metti in difficoltà magari qualcuno che sta davanti a te, crei mille cose, però ecco, no, si risolve poi alla fine. Si parte tutto. Portare il segnale video e audio. È vero, è una missione. Immagino che situazione. E poi è anche bella questa cosa che hai detto, perché comunque il cinema è fatto di tante maestranze, di tanti reparti, e quindi il risultato finale poi è qualcosa che mette insieme le esigenze di tutti i reparti, e quindi anche ogni professionalità ha bisogno dei suoi spazi, delle sue accortezze, quindi è bello anche sentire che poi ognuno ha anche un atteggiamento di rispetto verso chiunque stia facendo, certo, il proprio ruolo. Sì, considera che comunque appunto a livello logico siamo un po' tutti come degli ingranaggi di un orologio, cioè alla fine della fiera se non c'è rispetto per il collega, il reparto o quant'altro, è un cane che si morde la coda, non potrebbe andare avanti il set se non così. È il bello del cinema, il bello, esatto, e il brutto del cinema, nel senso, esatto, che poi è un pro e un contro. Direi di andarci a vedere il backstage per gustarcelo insieme e vedere un po' il dietro le quinte.
a scrivere un repertorio nuovo. Avremmo a fare un teatro diverso. Ad essere una rivoluzione. Un copione è buono, è roba nuova. Tu sei la punizione mia. Io non ti ho aiutato un uomo, ma tu ti sei rubato l'arte. Stando vicino a Edoardo, prima o poi diventa una statua. Permesso? Prego. Scusate. Ho saputo che hai avuto un grande successo mentre non ci stavo. Ma tu sei proprio sicuro che ti importa veramente quello che penso? Mi siete una sola cosa e non vi dovete dividere mai. Se c'è qualche persona del pubblico che vuole... Come se mi vedessi per la prima volta. Il trio De Filippo. È arrivato il momento che noi De Filippo prendiamo la strada nostra. Senza gli scarpetti. Con liberazione. È una novità ma fa ridere. Sipario. C'è pure qualche babà. Subito, eccellenza. Il babà lo so. Tanti anni fa un mio amico, a proposito dei De Filippo, mi raccontò che tutti i giorni alle 3 del pomeriggio uno sguattero usciva da Palazzo Scarpetta per portare da mangiare a questa famiglia di serie B che abitava a Chiaia, perché i De Filippo erano figli illegittimi di Scarpetta. Dall'idea di questo cameriere con questa pentola piena di cibo, questa suggestione è stata la prima cosa che mi ha colpito tantissimo. E motore, silenzio, azione! Che c'è di da manina? Bella. Per il De Filippo non ci sarebbe stato il successo, la celebrità, se non ci fosse stata la ferita di un padre, un grande artista, che non solo non li riconosce e sostanzialmente non gli lascia nemmeno l'eredità. La fortuna nostra che non ci ha lasciato niente, a cominciare da noi. Anzi, che bella fortuna. È un film la loro storia, sembra scritta proprio apposta per il cinema. È stato un grande impegno produttivo, però secondo me quella Napoli è stato un grande impegno. Ecco, rimetto un po' indietro perché questo che vede il regista è esattamente parte del tuo lavoro, no? Assolutamente sì. È quello che dicevamo prima, è giustamente è poi quello che su cui si basa anche la decisione di spostare qualcosa, una virgola, rigirare una scena. Esatto, cioè diciamo che nella fattispecie Sergio in questo caso sul set ha necessità di poter vedere quello che io gli faccio arrivare e nel miglior tempo possibile, perché appunto, soprattutto in un film in costume, magari ci stanno piccole accortezze, piccole decisioni, sia estetiche che scenografiche o tantissime cose, e allora lui opera e riesce a fare queste cose prima di girare. Quindi ricordiamo Alessio prima che è poi, sulla Steadicam. Ah sì, l'abbiamo certo. Visto. Abbiamo assolutamente visto. Il ragazzo con la matassa di cavi e la mascherina ero io. Ah, vedi? Ok. Con la Steadicam, no? Era esattamente quella. Stavo seguendo appunto la Steadicam, era quella la scena in questione e quella è stata una giornata abbastanza ardua, devo dire. È stata una cosa molto, molto ardua da gestire, ecco. Un lavoro anche fisico, ma con lo spirito di quella scena. La musica non si prende cura di individuare. Chiedo scusa, non ti ho sentito. Invece qui siete a Tiburtina, Napoli. Interno... Napoli. Gli interni dei teatri li abbiamo fatti tutti tra Napoli e Salerno. Quella era Napoli. Qui per esempio
Qui eravamo in una location, non mi ricordo, in un paesino fra Napoli e Salerno, ma non mi ricordo esattamente, però è una location privata, è una casa di quell'epoca. Se a Napoli non ci fanno lavorare, noi uciniamo a Sicilia. La soubrette la posso fare io? No. Questo è un film, dal mio punto di vista, sui sentimenti, sulla intensità di un rapporto familiare e al contempo professionale. Misurarmi col personaggio di Titina è per me un privilegio immenso, proprio per quello che incarna la sua identità di attrice, al di là dell'appartenenza a questa famiglia di consacrata tradizione artistica, però proprio per l'incarnazione di questa sua femminilità artistica e umana. E certo, io non sono figlia di nessuno, non sono nipote di nessuno. Che boricera. Robertino in macchina. Che boricera. Robertino Lussi. Una grandissima, grandissima. L'operatore, è il primo operatore? La macchina. Non si può capire proprio tutta la produzione di Edoardo senza considerare quello che lui stesso, mi pare, in una lettera chiama il grande shock della sua vita, cioè il fatto che lui all'improvviso, aveva 11 anni se non erro, scoprì di essere figlio illegittimo. Che padre siete voi? Così è papà. La storia dei De Filippo ormai ha quasi, diciamo, almeno la parte che raccontiamo noi nel film, ha quasi 100 anni. Molti dei dettagli relativi a quel periodo dei De Filippo non li conoscevamo, non li conoscono, non si conoscono più. E questo forse è stato poi l'aspetto più creativo, più divertente, perché abbiamo dovuto inventare come poteva essere questo Edoardo veramente con la famiglia da piccolo, quando gioca con i fratelli. E quindi qui ci siamo potuti veramente divertire a creare il suo mondo, diciamo, della sua spinta giovanile. Ah, Angelica! Angelica! Ma che grande persona! Sì, sì, ridete. E quando mi prendo la parte buona cura, a me vi faccio vedere. Sì, sì. Ma Edoardo è nata cosa. Siamo stati molto fortunati perché siamo un bel gruppo, quindi è più facile poi fare le scene in cui litighiamo, in cui stiamo insieme, dobbiamo condividere le miserie, le disgrazie. Ma tu ti credi che il trio De Filippo non lo volesse pure? Ci vuole coraggio. Il rapporto di Edoardo e Peppino era abbastanza conflittuale. Lavorare sul personaggio di Peppino, quindi dover vestire i suoi... Ti abbiamo intravisto, mi sa, vero? Sì, è molto probabile. C'era il mio village sul marciapiede lì nella via. Credo che... Eccolo, aspetta. Eccoli. Sì, esatto. Starai là in mezzo, probabilmente. Sì, probabilmente era dal DIT, stavo gestendo qualcosa in giro, però sì. Comunque, qua eravate in mezzo a una delle vie di Napoli, no? Esatto, questo era un allestimento leggero, eravamo proprio in mezzo a una via, e quindi appunto mini monitor, tutto quanto predisposto per... Sì, eravamo proprio in una via della città. Vestire i suoi panni mi ha fatto riflettere di più sul suo... sul carattere, conosci la persona oltre che il personaggio, e questo è... È bello. Peppi! Hai visto chi ti ho portato? Ciao Peppi. Tu sei un fratello, ma te lo posso dire solo io. Questi sono i fratelli tuoi. Quando vostro padre recitava a teatro, io stavo sempre nascosto dentro un palchetto. Adesso però ci voglio ritornare a testa alta e vedere recitare i miei figli. Luisa apparentemente è un personaggio debole, lei è nascosta, lei è un amante, lei non può
primeggiare, non può stare in prima linea. Però c'è un riscatto, dopo si riscatta Luisa, dopo vive degli applausi dei figli, degli applausi che gli fanno i figli e che poi i figli fanno a lei tutto sommato. Voglio capire che siete... Ecco la candidata, miglior attrice non protagonista. Esatto, giusto. Sì, sì. Così. Prima abbiamo visto Fabio Cianchetti, direttore della fotografia. Come sto? Mamma, sembri una fata. Questo film è stato girato con Arri Alexa Plus XT e Arri Alexa Mini con le Sammicro. Esatto. La pasta l'ho riconosciuta subito, l'incisione. Grande. Il mio personaggio lo conoscerò quando l'ho finito, quando vedo il film. Però l'attore è un plagiatore, è un mago, è uno che racconta delle cose meravigliose con un testo meraviglioso di Shakespeare o di Edoardo, eccetera, che sanno scrivere per il teatro in un modo straordinario, e tu sei quello che comunica quelle sensazioni. Quindi dove entro il personaggio? Io basta che comunico quello che ho sulla materia scritta molto bene. Mi credevo che eri curioso e sapevi che penso da commediatore. Per questo è un mestiere meraviglioso, un mestiere in cui, cioè, non mi è venuto in mente adesso Edoardo che mi parlava appunto della fantasia. Dice basta pensare, si metti lì, pensi. E pensa alle storie, ma già, d'altronde raccontiamo le favole, capito? Le favole, bello questo. Da bambino te le raccontano papà e mamma, da grandi non te le racconta più nessuno. E ci siamo noi, che vi raccontiamo le favole, così. Edoardo ha raccontate bellissime, insomma. Tu sei la punizione mia. Io non ti ho aiutato nulla, ma tu ti sei rubato l'arte. Questo personaggio mi ha fatto conoscere più, in maniera più approfondita Scarpetta, la famiglia Scarpetta, quello che è successo tanti anni fa, anche se in questo film io faccio un ruolo che è contrapposto al grande mitico Edoardo De Filippo, ma Edoardo per noi è un grande punto di partenza, un grande punto di riferimento. Siamo figli di quella tradizione. Edoardo, ma ti è piaciuto lo spettacolo? Le luci, le scenografie, il protagonista. E dimmi grazie almeno una volta. Grazie, vicino. Oh, San Gennaro ha fatto un miracolo! È una storia straordinaria. Racconta che una famiglia di grandi attori ha sofferto, penato, è stata umiliata, ma attraverso tutti questi passaggi e queste prove sono diventati i De Filippo. Edoardo è stato l'innovatore, è stato quello che ha sconvolto, ha rinnovato il teatro. Il neorealismo di Edoardo è quello che ancora Biagio Izzo in un ruolo inedito. Edoardo che ancora oggi sono attualissimi. Eh sì, è vero. È stato all'inizio molto strano vederlo in un ruolo appunto da pseudo cattivo, comunque un ruolo drammatico, però devo dire è stato veramente interessante, è stato molto bravo. Credibile, sì, è vero. Il film è anche un omaggio alla città di Napoli. Ho cercato di prendere tutti attori in questo film, anche le figurazioni, anche le comparse, sono tutti attori. Così sono cavolato! Perché Napoli è, come dice Edoardo, è un teatro antico, così lo dice, lo definisce in una poesia. È un teatro antico, è un teatro aperto, è, come dire, è un grande palcoscenico, per cui non ci sono comparse, sono tutti attori, sono tutti protagonisti di una storia. Vi auguro una buona visione. Ma che mi mando umane copie a me, sei giovane, non ce la faccio. Salutiamolo, Dario Minasi, credo si pronunci così il suo cognome, che non abbiamo avuto ospite qui, no. Ma insomma lo salutiamo volentieri e anzi gli facciamo anche i complimenti per questo lavoro che ha svolto come filmmaker di backstage, ma okay. Abbiamo comunque avuto Davide Agnello qui oggi con noi, quindi insomma non ci è andata poi così male, siamo stracontenti. Troppo buone, grazie ragazzi.
È sempre bello raccontare il cinema anche con gli occhi degli addetti ai lavori per scoprire un po' meglio come funziona da dentro, sul set. Un po' di curiosità ce l'hai raccontate. Io lascio la parola a Lorenzo se ha qualcosa da aggiungere e poi andiamo in chiusura. Intanto, Davide, bella conoscenza, non ti conoscevo, quindi mi ha fatto super piacere. Grazie Davide, grazie di essere ragazzi. Noi. È stato un piacere. Ce l'abbiamo in bocca al lupo perché appunto ora stai per andare su un altro set, c'è un'altra lavorazione. Esatto. Roma e il cinema non si fermano mai. Non si fermano mai, esatto. Esatto. Quindi buon divertimento e buon set e come sempre, come diciamo qui, che il video sia con noi. Alla prossima! Ciao a tutti. Alla prossima!